chiamerei a parlare è la signora Elena Grillo, che ci ha raggiunto addirittura da Londra appositamente, quindi la ringraziamo. Piazza dei Sacri.
Arnaldo era un appassionato di balletto, un appassionato di Elisabetta, grande amico di Elisabetta. Allora, la sua trattoria era diventata una specie di centro di dopo teatro. Si andava lì dopo gli spettacoli di danza e tutti i ballerini venivano lì. E la trattoria era fantastica perché tutte le mura erano ricoperte di enormi giratografie di Elisabetta danzante o semplicemente volto, ma era una cosa fantastica. Era cercato un po' in un punto di ritrovo. No, mi dispiace. Era diventato un po' il punto di incontro anche dei critici, per cui si faceva un po' di pettegolezzo prima di andare a scrivere poi il pezzo. Ed era Elisabetta poi arrivava quando era libera, quando era lì, quando aveva finito lo spettacolo. E si stava tutti insieme così. Ma Elisabetta Genia, io li ho messi insieme soltanto nella famosa Giselle di Venezia. Mi pare fosse il 78, non dovrei. Io da pochi anni avevo cominciato a scrivere per una rivista che mi aveva trasferito Vittorio Torelli, che non lo voleva più fare. E andai a Venezia a vedere questa cosa, questa stupenda Giselle, soprattutto il secondo atto, una cosa da togliere il fiato, dalla bellezza. E poi il giorno dopo mi precipitai a comprare un giornale locale per vedere che cosa diceva di questa cosa stupenda. Devo dire che lo spettacolo che vi dico, Morelli non era proprio, per carità, era sempre Morelli che era meraviglioso, però non era la sua giornata migliore. Non era la prima, era una diurna. Elisabetta era splendida. Su un giornale locale uscì fuori, dice, chissà questa povera poverinetta giovane ignara come si sarà trovata a ballare con il grandissimo Morelli. Io mi ero per molto, scrisse un articolo, guardate che Elisabetta forse ancora, voi non lo conoscete, ma è una già famosa. E poi in quella occasione conobbi Genia, che già ne avevo sentito parlare parecchio, la Maria Grazia Garofoli, tanti ballerini romani al lunedì, mi pare che il lunedì fosse il giorno di vacanza all'Opera di Roma, andavano a studiare per questo nuovo maestro, questo maestrino che era arrivato in fresco la musica, si facevano un treno Roma-Venezia per andare a studiare con lui, erano mandate. Molta occasione di conoscerlo, poi siamo diventati amici per la vita. A proposito della Giselle, non andiamo oltre perché ne avete già parlato a lungo, mi pare, vero? Mi avete dedicato una giornata santa. Sì, l'anno scorso abbiamo, su suggerimento della Associazione Colico, dato la Fenice a Venezia, dedicato un incontro proprio alla ricorda di questa Giselle, 40° anniversario. C'è solo una cosa che vorrei aggiungere. Molti anni dopo mi trovai ad Ankara, dove c'era Rino Pedrazzini che rimontava la Giselle di Polyakov, ovviamente senza la famosa scena della serra perché non c'era. E Rino aveva un problema con la Giselle ad Ankara. I ballerini erano deliziosi, stupendi, non c'erano problemi di rapporto. Il problema era la croce della tomba di Giselle. Allora si parlava di cose con il direttore del teatro. Rino rispose, dice, ma questa croce si può fare? E questo qui disse, sì, le faccio vedere i bozzetti. Allora i bozzetti erano tutto un cimitero di croce, non finivano più, e poi
la croce di Giselle, il problema era all'epoca risolto, non so oggi francamente ogni minuto. Comunque la Giselle di Genia è arrivata anche in Turchia. Che dire di Genia che non ne sia stato già detto? Cose private. Io ho una cosa che adesso la dico, però è un mio grosso dispiacere, perché quando morì, voi sapete che c'è stata una moria di persone con l'AIDS, e morì un nostro amico, per l'appunto Fabio Cioffi degli altri. Genia venne per il funerale e poi mi disse: io ti vorrei invitare a cena. Io che ero molto amica, scusate, si chiama carino, gentile, ci si creano due soli. E non due soli avvenne che ero molto addolorata della morte del nostro buon amico. E dissi: però se è andata a cercare pure noi, senza se sciatezza che uno dice perché non capisce niente. E alla fine Genia non mi disse nulla. Se non mi voglio dire che ero andato anche voi. E io? Beh, mi viene cambio, che bisogna dire. Però Genia non era tipo più nuvoloso, anzi era tutt'altro. Ed era talmente divertente perché il suo approccio con l'italiano, per esempio, era delizioso, era creativo come le sue coreografie. Per esempio, mi ricordo che venne a Firenze a ballare Maria Fuseschia e ballava la Rose Malade, che era un piccolo capolavoro di un OPD, e lei era fantastica ovviamente. Come la chiamava Genia la Maia? La Rosa Malandata. Voleva riprodurre una cosa che parlava Anna Paola, che era la libellula, però la parola libellula non c'entrava, la vetrullola non la chiamava, eppure mi piaceva tantissimo. Dobbiamo focare per un di mente. Ah, beh sì, noi ci vedevamo moltissimo a Firenze, perché Firenze poi è diventata un po' la capitale della danza italiana, se vuoi vedere in Italia, voglio dire, non della danza italiana. Se vuoi vedere una cosa bella, andavi a Firenze, perché c'erano gli ospiti, c'erano i ballerini che erano bravi. La compagnia era andata enormemente bene, si facevano un sacco di cose. E con Genia ci si vedeva di solito dopo lo spettacolo, pomeriggio, quando aveva tempo, e si creavano un sacco di balletti. Dicevano: fatti venire a Milano e scrivimi un libretto. Mai fatto uno di quei libretti che ho scritto io, anche perché io sono davvero incapace, quindi non lo so. Però si creavano tante quelle cosette e ci si divertiva un sacco. Perché il senso di umore non mi mancava. Poi a Parigi mi presentò lei, mi fece andare a casa sua. E giocavamo parecchio, sempre con queste produzioni che poi non si fecero. Si fece poi invece la signora delle Camelle, per la quale io ero scritto un libretto completamente incantonato, e non lo fece un altro. Però, voglio dire, la parte che mi fece maturare come critico, perché io francamente venivo da tutt'altro, pur avendo sempre frequentato il teatro, perché mio padre era appassionato e innamorato di Radice, quindi mi portavo di sempre l'affitto delle opere. Grazie.
che mi ricordo, era andato a vedere le esposizioni, soprattutto quando insegnava a ruolo. Lui, mi ricordo che diceva, soprattutto alle ballerine, perché poi alle ballerine nuove bisogna dirlo, radiosa, devi essere radiosa. È una cosa che mi ha colpito tanto, perché lui voleva la gioia della danza, non voleva... Allora, era radiosa, poi c'era un'altra cosa che mi ricordo una ballerina che era poi, dire... in carne. E diceva, maestro, ma io che dieta devo fare? E lui gli rispose, beh, non mi ricordo che fosse, francamente, non ha nessuna importanza. E rispose, ma puoi mangiare tutto, ma raramente. Così, Elisabetta, che arriva tutta felice perché ha avuto la direzione della scala, e Eugenia che inventava le parole, inventava le cose e che amava le persone. Io vi ringrazio. Grazie. Del corpo di ballo e tenendo voi in alta anche il messaggio.